Io vorrei chiedere a quanti in quest'Aula conoscono a quanto ammonta attualmente l'indennità di accompagnamento. Collega Argentini, lei lo sa, vero? Sono 508 euro mensili. Con questi 508 euro mensili, il pensionato invalido al 100% dovrebbe in qualche modo per tutto il mese garantirsi una dignitosa esistenza. Io chiedo a chi siede in quest'Aula, e lo chiedo anche al sottosegretario Morando, che ha argomentato dicendo non dobbiamo guardare soltanto il reddito dell'interessato, ma dobbiamo guardare il reddito familiare. Chiedo a chi siede in quest'Aula se conoscono delle situazioni in cui in alcune famiglie c'è un malato psichico o una persona in stato vegetativo. Chiedo se con quelle 508 euro loro possono andare a lavorare, frequentare il posto di lavoro, avere un reddito e contribuire al reddito familiare su cui si calcola l'ISEE. Se quelle 508 euro bastano per l'interessato e bastano anche per mantenere loro che non possono andare a lavorare perché assistono il familiare malato. Allora, secondo me, e mi ero ripromesso di intervenire in questo dibattito, penso che se vi calate nella realtà, e se vi calate nella realtà, onorevole Tabacci, non facendo riferimento ai cosiddetti finti invalidi, facendo riferimento a invalidi e a disabilità e a situazioni familiari vere, e ce ne sono tantissime, forse non si potrebbe liquidare questo argomento come un argomento come tutti gli altri. E non voglio richiamare la fila sterminata di piccole o grandi marchette fatte nel corso di questa legge di stabilità. Ma forse una riflessione di un partito democratico in cui il cui presidente del Consiglio, non appena 2 giorni fa, in quest'Aula, rivendicava grandi interventi in favore dei poveri contro i ricchi, ecco, quello stesso presidente del Consiglio che è anche vostro segretario, se fosse qui, poiché è molto sensibile ai bisogni dei poveri e alle attese del popolo, non avrebbe esitato un secondo a meditare e rivalutare questo emendamento. Si può e probabilmente si deve, io non lo farei, ma capisco le ragioni dei colleghi di Sinistra Italiana, si può anche rivedere la copertura. Si può, si è fatto in tanti altri casi che forse non meritavano di essere rivisti, io chiedo che venga rivisto in questa situazione e chiedo al Partito Democratico di farsi carico di questa situazione, perché sarebbe veramente incredibile che si liquidasse il tutto quando si è dato soluzione ad altre situazioni sicuramente meritevoli. Grazie.